Nel return match della Coppa Italia di promozione, il Treville, forte della vittoria in trasferta nella gara di andata, riceve la Spallanciano, chiamata ad una grossa impresa per superare il turno. La prima annotazione sul nostro taccuino riguarda le prime battute di gara, quando Esposito approfitta di uno svarione difensivo di Mangifesta per provare la botta da limite che Veleno ex di turno sventa in angolo. Due minuti dopo sono i padroni di casa che ricevono un inaspettato regalo dalla retroguardia spallina, ma Campli non riesce ad approfittarne vista la sua conclusione che sorvola i legni di Trivilino. Al quarto d'ora Esposito tira in corsa ma non c'entra il bersaglio. Poco dopo la mezz'ora Crognale non riesce a sfruttare un traversone di Ferrante visto che il suo colpo di testa non impensierisce Trivilino. Il bomber giallo-verde prova a rifarsi al 39esimo, ma la sua rovesciata dal limite non sortisce gli effetti sperati. L'incontro si sblocca al 43esimo. Il calcio piazzato di Campli, smorzato dalla barriera spallina, va a gonfiare la rete della porta avversaria. La prima frazione va dunque agli archivi con questo acuto. Nella ripresa il Treville chiude la pratica. È il 14esimo quando Thierry raccoglie un assist di Crognale e con un sinistro dalla media distanza infila il pallone alla sinistra di Trivilino. La Spal punta nel vivo, prova almeno a limitare il passivo e ad onorare l'impegno. Al 25esimo l'incornata di Tupone viene resa innocua da Veleno che blocca. Al 32esimo il neo entrato di Odoardo si produce in una bella serie di serpentine che si conclude però con un tiro piuttosto debole all'indirizzo della porta avversaria. Gli sforzi spallini vengono premiati 4 minuti dopo, quando al termine di una tamboreggiante azione collettiva Esposito riduce le distanze appoggiando da due passi nella porta ormai sguarnita. Non ci sarà tempo per sperare in una ipotetica rimonta e al triplice fischio del signor Bucci festeggia solo il Treville, che supera il turno e guarda con fiducia all'inizio del campionato in programma domenica prossima. Peppino Di Pasquale, trainer del Treville, dopo il passaggio del turno a spese della Spallanciano si può cominciare a pensare al campionato che vi vedrà sicuramente tra le favorite alla vittoria finale, o no? Ma no, tra le favorite non lo so, siamo sicuramente una buona squadra, cercheremo di fare bene, le concorrenti sono ben attrezzate, però cerchiamo di fare un buon campionato e di divertirci. Per quanto riguarda invece la doppia sfida con la Spal, avete affrontato una neopromossa che comunque, da quanto visto almeno nella gara di ritorno, non ha affatto demeritato. No, anzi, squadra giovane che non ha mai mollato e a tratti ci ha dato anche, ci ha creato delle difficoltà, però non erano questi i nostri obiettivi. Per noi era importante lavorare perché alcuni giocatori si sono aggregati da poco, quindi abbiamo necessità di lavorare e non di guardare queste partite. Il Treville quest'anno ha un organico di tutto rispetto, secondo te c'è ancora bisogno di qualche pedina e se sì in quale settore del campo? No, per ora stiamo bene così, è sicuramente vero che siamo pochi, però abbiamo riempito con tanti fuoriquota interessanti e rimaniamo così, sicuramente così. Marcello Di Camillo, tecnico della Spallanciano, tra 7 giorni si comincerà a fare sul serio, ma da quanto ho visto in campo oggi col Treville la squadra è messa piuttosto bene, o sbaglio? Beh, Coppa Italia si può dire fino a un certo punto, sì, abbiamo fatto una buona partita, due buone partite, sia l'andata che il ritorno, contro una grandissima squadra, una delle favorite del girone, però dobbiamo ancora lavorare tantissimo. Sono arrivati pochi rinforzi quest'anno, magari ne aspettavi qualcuno in più? No, no, questa è la politica della Spallanciano, tutti i ragazzi locali più i giovani che abbiamo noi del nostro vivaio. Il Treville, dicevamo, è una delle favorite alla vittoria finale. Dopo averla vista all'opera per 180 minuti, ritieni che sia questo il giudizio giusto? Ma sicuramente il Treville arriverà tra le prime 3 squadre. Un grosso organico, grossi giocatori, un grande allenatore, tutte le premesse per fare bene.